Peccato perché si poteva vincere, purtroppo no, non è andata così, ma accettiamo quello che il campo ha detto perché quando si giocano le partite, e anche se giochi bene, perché secondo me abbiamo fatto una buona partita, a volte c'è anche l'avversario, no, a volte c'è anche l'avversario che poi fa gol e vengono fuori questo tipo di partite. Questo è il calcio, lo accettiamo e andiamo avanti. Per quello che è la nostra idea, per quello che dobbiamo fare. Sappiamo che ci è scottata molto non aver vinto oggi, però l'unica cosa che possiamo fare domani è allenarci e preparare la partita di Torre del Greco. Siamo in un momento della stagione in cui, per quello che chiediamo alla squadra, è anche un po' inevitabile un minimo di calo, anche se non ho visto tutta questa stanchezza, però forse sì, un pochettino sì, però non credo che non abbiamo vinto perché eravamo stanchi, non credo per questo. Non abbiamo vinto perché l'avversario in due occasioni sono stati bravi, più bravi di noi. Sono stati molto aggressivi, molto intensi in tutta la partita, hanno difeso bassi, hanno fatto la loro partita come era giusto che facessero e il calcio è così, per quello non abbiamo vinto. L'ASIC ha avuto un problema al fessore, quel fessore che lo sta un po' tormentando da inizio stagione e questa mattina ha provato ma non ce l'ha fatta. Mimmo ha avuto un problema in famiglia purtroppo questa mattina e abbiamo parlato e non era nello stato d'animo giusto per la partita. Non è che non siamo stati bravi a gestire, non, abbiamo continuato, perseverato su cercare di fare un altro gol, non ci si è riusciti, se magari ci fossimo riusciti era un'altra partita, ma è stata così e l'accettiamo per quello che il campo ha detto. Io personalmente la valuto in maniera positiva per quanto riguarda la prestazione, potevamo fare qualcosa di più, è vero, però secondo me la squadra non ha giocato male. Dal punto di vista della classifica, so che tutti vorremmo sempre vincere, ma purtroppo non è così. Mettiamoci l'anima in pace, ma io sono il primo a essere dispiaciuto. Ma questo è il calcio. Dobbiamo lavorare per migliorare e migliorare certi aspetti che in questo momento magari possiamo migliorare. Per quanto riguarda le altre partite, ma continuo a non guardare la classifica. Se dobbiamo fare un. Se dobbiamo andare a ricercare, no, le due partite precedenti, allora andiamo a ricercare anche le due partite precedenti ancora, in cui abbiamo vinto due partite di seguito. C'è equilibrio perché la classifica è buona, siamo terzi in classifica, giusto? E quindi c'è equilibrio. Dobbiamo non perdere di vista quello che per noi è importante. Il fatto di migliorare partita dopo partita, accettando quando ci sono questi mezzi passi falsi dal punto di vista del risultato, non tanto della prestazione. Accettarli in maniera serena, lavorarci sopra, non abbiamo alternative.